Sei quello che mangi, in collaborazione con Miho Sushi, dove l'alta qualità incontra la convenienza. Il cibo è un bisogno umano fondamentale, l'unico bisogno di cui possiamo parlare con tutti. Parliamo di cibo e di persone per raccontare la società. La tradizione batte l'innovazione. Sai quello che mangi? È il racconto di persone vere, uniche, partendo proprio dal piatto del cuore. A 15 anni scrive le sue prime composizioni pianistiche. La musica è la sua materia, così come materia è l'essenza dello chef che lo affiancherà oggi. Alessandro Martire, ciao, buongiorno, ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, benissimo. Bene. Benvenuto, sai quello grazie. Che mangi? Grazie mille. Ci prendiamo un buon caffè? Andiamo. Ciao, sono Alessandro Martire, sono un compositore pianista di Como che gira tutto il mondo e sono qui a raccontare un po' di storie. Pianista e compositore di fama mondiale, ma qual è il tuo piatto del cuore? Piatto del cuore ce ne sono tanti, però se devo sceglierne proprio uno è il branzino, perché rappresenta il mare, rappresenta... Quindi una materia prima. Una materia prima, sì, l'essenza, quindi diciamo rappresenta il mare, l'immensità, quindi se devo scegliere un piatto del cuore oggi ti dico il branzino, però in realtà ne ho tantissimi. Andiamo incontro alla primavera, no? Mm-hmm. Quindi colore... Colore della primavera, verde, sempre verde. Facciamo una cosa molto fresca, è un piatto che non sia troppo pesante, perché il branzino, come tutti i pesci, se è buono ha bisogno di pochissima roba a fianco, perché okay. Altrimenti vai a coprirlo, no? Il tratto principale del tuo carattere? Ma io ho un carattere sensibile e a volte, diciamo così, animato per via di quello che faccio, quindi diciamo... io ho tanta curiosità e tanta voglia di fare e quindi a volte la sensibilità si trasporta in energia, voglia di fare, però mantenendo sempre un mio aspetto del carattere che comunque è riservato e quindi così. Quindi questa è un'erba che si chiama citosella e si raccoglie nei campi. Quindi andiamo a fare la salsa che accompagnerà il pesce con sì. La cetosella. Questa, ti faccio sporcare le mani, la spezzetti, okay. La butti dentro qua. Perfetto. Poi l'andremo a frullare con questo che è del succo di mela, okay. Un po' di rafano grattugiato, che il rafano lo conosci? Rafano? Il rafano è una radice utilizzata prettamente nel centro Europa, nord Europa, okay. È il cugino europeo del wasabi. Si libera il naso. Oh. Esiste nella vita di Alessandro la possibilità di mantenere un passatempo preferito? Cioè, tu sei spesso in viaggio perché fai concerti in tutto il mondo e soprattutto lo scopriremo poi nel corso della chiacchierata, sei un autore di insomma importanti nomi del panorama della musica internazionale. Tu hai un passatempo, riesci a mantenerlo? Passatempi credo che ognuno di noi ce l'abbia, anche chi è super impegnato. Io amo viaggiare, quindi il mio passatempo è anche il mio lavoro, paradossalmente. E poi amo fare tante cose, lo sport per me è importante, e, come tante altre cose. Conoscere culture è un passatempo. Quindi è uno stile di vita sano, possiamo sì, dire. Cioè... diciamo che non ho passatempi folli. Il fatto comunque di viaggiare e conoscere nuove culture è anche un passatempo, quello che uno magari vuole fare, vorrebbe fare
però non ha questa tra virgolette fortuna. Certo. Faremo un'emulsione, come emulsione intendasi una cosa tipo una maionese. Okay, chiaro. Quindi si emulsiona una parte acquosa e una parte grassa. In questo caso l'acquosa sarà il succo di mela frullato con la cetosella. Okay. E la parte grassa è questo olio, che è un olio infuso con delle bucce di limone, quindi anche qua ancora più freschezza. Per mantenerlo il più salubre possibile, il pesce lo andremo a cuocere al vapore. È importantissimo che sia di ottima qualità la materia prima, perché veramente ti fa già il grosso del lavoro. Materia prima di qualità non vuol dire per forza materia prima di lusso. Questa cosa ci tengo sempre a dirla. L'importante è che quella materia sia buonissima in termini di qualità. Poi dopo la puoi lavorare come vuoi. Tu sei un giovanissimo, ma nonostante questo hai un bagaglio formativo importante. Che parte, insomma, dalla formazione base in Italia, liceo, e poi decidi di andare oltreoceano per inseguire quella che è la tua passione, che è la musica, e approdi in uno dei college più importanti, che è Berklee. Sì, Berklee è stata un'esperienza sicuramente importante, perché è completamente diverso l'approccio. Diciamo, io ho fatto 7 anni di studi privati, classici, molto così mirati e precisi, con però una formazione classica. Quello che avevo l'esigenza di avere, diciamo, altre infarinature della musica, perché io già fin da piccolo il mio sogno era quello di diventare un compositore di musica, quindi cercare di trovare un linguaggio di espressione attraverso inizialmente il pianoforte, poi anche, insomma, un'orchestra intera, che era appunto la musica. Ho fatto un'esperienza a Berklee, poi parallelamente ho fatto anche l'università a Milano, relazioni internazionali, che... Instancabile proprio. Sì. Ma c'è un momento in cui arriva, o a volte la forzi perché magari per lavoro ricrei una situazione o ricerchi un ambiente che... Beh, sì, ti porta... il lavoro del compositore si divide in due parti: compositore artista, che è quello che racconta le proprie emozioni attraverso i dischi, gli album che uno da artista pubblica, e compositore per altri autori, dove c'è comunque un lavoro completamente diverso e dove magari la parte creativa è più a contatto con quello che ti propongono e devi fare. Quindi diciamo che è una gestione della creatività un po' diversa, però non è sempre semplice, però crescendo mi sto accorgendo e sto diventando sempre di più un professionista. Inizio a sentire il profumo di questo, è molto acido, molto... Molto acido. E per qua, sì. Da lì il nome, no? Acetosella, che è appunto questo sapore molto acido. L'acidità per me è la cosa essenziale in cucina. Poi mettiamo il rafano in questo step, ecco, diciamo. Ok, adesso io verso questo. Questo lo dobbiamo filtrare. Ok. Più che altro per una cosa di consistenza, nel senso che, come vedi, rimarrà sopra tutta la... nella maglia del colino rimarrà tutta la... Ok. La cetosella frullata. Diciamo che in bocca non è piacevolissima, no? Come consistenza. Quindi questo lo spremiamo bene, vedi che colore verde che ha? È verdissimo. E questo lo andremo adesso ad utilizzare come base per la nostra emulsione. Quindi immagina che questo sia un succo di acetosella, mela e rafano. Già da questi dettagli comunque sono fondamentali per poi... per il piatto finito, diciamo. Sì. Sono delle piccole cose, però veramente importanti. Diciamo che nel nostro, sì, nel nostro campo l'intuizione, no? È importantissima, così come l'improvvisazione. Certo. Però poi l'improvvisazione fa nascere un'idea. Certo. L'idea va poi studiata, messa in pratica nella maniera più corretta possibile. Alessandro scrive per se stesso o per gli altri? Ma Alessandro scrive sempre quello che ha dentro e vuole trasmettere un'emozione. Alla fine dentro ogni artista c'è voglia di raccontare, quindi per forza di cose devi essere te stesso, sennò tradiresti la tua passione e la tua musica. Quindi... Qual è quella caratteristica, Alessandro, che più detesti? Quella cosa che proprio...
Ma la cosa che detesto è sicuramente nella vita in generale, non solo nella musica, è l'ipocrisia, come tanti altri aspetti, diciamo, negativi che magari un artista soffre di più rispetto a un'altra persona, perché comunque l'animo di un artista è sempre molto sensibile, molto così. A volte quando succedono le cose stai male e magari ne può, diciamo così, sacrificare la tua parte creativa, però la forza sta nel rialzarsi e combattere ogni giorno. Perché la bisogna sempre continuare. Intanto che ti ascoltavo pensavo, ma hai un eroe o un'eroina nella tua vita contemporanea, reale? Ma il mio eroe è la musica, non perché sono musicista, ma è la musica, perché in realtà a parte comunque mia mamma, mio papà, la famiglia, che è assolutamente fondamentale, però quando, diciamo così, ti senti a nudo tu, dove vai? Davanti a un pianoforte con la tua musica, quindi quello è il mio eroe imprescindibile. Certo. Che non... Eroe e eroina, la musica insomma veramente si può dire che sdogana tutti e mette tutti d'accordo, sì. Come un buon piatto e una buona materia prima. Senti, ma un dono che vorresti avere? Ma un dono che vorrei avere è quello di, come dire, fare il direttore di un'orchestra, parlando di musica, però quello che, diciamo, sappia organizzare più persone, abbia così la capacità di gestire, la gestione, è una cosa che comunque invidio in altre persone. Sto migliorando, però è una cosa... Quindi vuoi rubarmi il ruolo no, da direttore? No, dica però... la verità, Alessandro. Dai. Quello, bisogna... è una cosa bella che... sì. Però insomma, la musica torna sempre. C'è sempre. Non ce la fai. C'è sempre, ma perché per un artista è così. Ogni volta che si torna in cucina, magari a cucinare lo stesso piatto, sì, cambia anche... Ovviamente il procedimento è sempre lo stesso, ma anche l'emozione che uno ci mette quando... cucina lo stesso piatto magari in diverse... Il problema del cuoco è quello, che tante volte il cuoco, tanta gente lo paragona ad un artista. Mm-hmm. Ci può stare. Il problema è che il cuoco è un artista che però deve riprodurre le stesse cose, esatto, due volte al giorno per, nel nostro caso, 30 persone, quindi 60 in un giorno. C'è un po' più difficile. Certo. Noi cosa facciamo? Noi, sì, è tutto... diventa tutto poi molto standardizzato, nel senso che il margine di errore deve essere minimo, in modo tale che tu possa replicare appunto per tanti. Quando un piatto ci annoia, poi riparlo personalmente, quando un piatto preparandolo non mi trasmette più quel piacere che mi trasmette all'inizio, lo cambiamo. Lo togliamo perché senti che manca quella magia. È distante quella magia. Dalla... Esatto. Capita anche a te, Alessandro, di non fare più una composizione che hai fatto? Diciamo che quando vai in tour e fai magari 15 date in un mese, arrivi all'ottavo, nono concerto, che magari su alcune composizioni le senti un po' distanti, non so se è derivato dalla stanchezza, dai viaggi. Però infatti ho voluto chiedere questa domanda perché comunque... diciamo, fare lo chef mi sembra che è un mestiere di alta creatività, ma comunque di continuità. A volte, spesso, quando io sono in tour, che è la seconda parte della vita dell'artista, capita comunque, magari, quando fai una composizione, all'ottavo, nono concerto, di essere distante su alcuni brani, però tu devi rimanere fermo a eseguirlo come... Quindi può capitare, sì, può capitare a volte. La casa è il luogo dove tutti vogliono tornare, insomma, sì. Un luogo o non luogo in realtà, dove si tengono i propri oggetti, dove c'è la propria storia. Qual è la casa di Alessandro Martire? Ma la casa è sicuramente il paese, la mia prima casa, San Comasco, dove sono cresciuto e ho passato le mie prime esperienze così di vita, a scuola. Poi è chiaro che ci sono tanti altri luoghi, però se devo dirti un luogo è questo. Il palco più emozionante a proposito di luoghi? Palchi emozionanti, c'è il mio primo vero concerto che ho fatto ad Hong Kong, che veramente a 20 anni fa un'esperienza in un teatro così pieno, e poi un concerto che ho fatto a Matera, che non era un vero e proprio palco, ma era
il dovero in quel momento, certo, lì. Tra l'altro, esatto. Matera, città della cultura 2019, sì. Insomma, c'è veramente una città, sì, che sembra non avere tempo, ma soprattutto bellissimo, un'iconografia, è proprio... È una meraviglia, unica. Poi veramente una cosa suggestiva, piena già di... Ti influenzano i luoghi dove suoni? Assolutamente, assolutamente. Matera è una, ma però luoghi importanti e così, come dire, geograficamente parlando, sono fondamentali. Come il nostro lago. Il nostro lago per me è una fonte di ispirazione ogni giorno. È vero. Anche a distanza. Questo lo mettiamo a cuocere, sì, nella vaporiera. Perfetto. Più o meno impiegherà circa, non è un pezzo grosso, quindi avremo circa 6 minuti, neanche 5 minuti di cottura. Okay. Nel frattempo finiamo la preparazione, quindi qua ho bisogno di te. Vai. Tu puoi scegliere se frullare o mettere l'olio. Metto l'olio. Non avevo dubbio. Adesso a filo, mi raccomando, se no scappa, perché se buttiamo via tutto. Chi ci vuole la delicatezza? No, qua bisogna andare a filo, per non stracciare l'emulsione. Sì, sì, senza paura. Ok, così, sempre così, costante. Vedi che man mano diventa più denso il composto all'interno, si spessisce un po'. Anche dal colore che tu capisci quando... Nel senso, okay, puoi anche sì capirlo dal colore, ma non si fa anche cucina per capire se è una roba buona o no. Di assaggiare. Non hai alternative, quindi... Sì, vai. Okay, che quindi tempo dai a questa ricetta, Ale? Attenzione. Ma un tempo... Secondo me è un tre quarti. Stiamo in una composizione di tre quarti, perché comunque... Uno, due, tre... Poi se aggiungiamo 4 quarti e... Senti, ma ogni tanto ti capita, Alessandro, che ti venga in mente un motivetto e non hai lo strumento a portata di mano? Te lo canticchi? Sei intonato? No, non sono tanto intonato. Anche se... Ma guarda, sì, quando scrivo per altri, ovvero magari temi pop semplici, così ti viene a volte qualche ispirazione e così te la registri. Per quanto riguarda io come artista, è molto più profondo. Il mio modo di scrivere musica è molto più profondo, che da un'ispirazione proprio così che arriva. È molto più... cioè c'è un inizio, ma l'inizio è approfondito già. C'è sempre un'emozione che ti caratterizza di partenza? O... Beh sì, assolutamente. Cioè, nel caso di Flames of Joy voleva rappresentare la gioia come un momento quasi impercettibile, come una fiamma. La fiamma c'è, la vedi, però ti tocca, la senti per qualche brivido. Per me la gioia è quella, la senti ma non la senti. Cioè è un qualcosa di immediato, veloce, come una fiamma. L'ultimo particolare che metteremo su, okay, è questa. Probabilmente la conosci. Questa si chiama acetosella. È della stessa, okay, famiglia di questa, solo che questa è una foglia differente. Ok. E anche questa conferirà un po' di acidità, la mettiamo su, dà un bel colore, croccante. E poi ho pensato una cosa, no? Qui abbiamo due piatti. Sì. Tu ne fai uno, eh, e io ne faccio un altro. In due pezzi. Sì, in effetti. Paura, un momento di gossip me lo concedi? Per chi stai scrivendo adesso? Ma adesso sto lavorando per alcuni artisti internazionali. Possiamo fare qualche nome? Ellie Goulding e tanti altri. Comunque, per esempio, il fatto di essere comunque un artista di ultra del gruppo Sony è una cosa meravigliosa, perché hai un roster veramente vastissimo di artisti. Ah, la bacchetta magica in mano, Alessandro, in questo momento. Che cosa cambieresti del mondo oggi? Fai una magia e dici per immediatamente, proprio punti la bacchetta, che cosa cambieresti? Ma cambierei innanzitutto dal punto di vista, diciamo così, culturale, farei molta più musica nelle scuole, cioè molta più cultura, che è un paese che più vai all'estero, più vivi esperienze, poi quando torni ti manca, che qua c'è bisogno un po' più di cultura, che secondo me è fondamentale. E poi nella vita in generale vorrei più unione tra le persone, più collaborazione, più fratellanza, anche se è difficile, però è un aspetto che mi piace molto, quindi al di là della musica, nella vita in generale questa cosa vorrei che
si evidenziasse. Che uscisse. Il motto della tua vita. Continuare con curiosità, cultura e voglia di fare. Quindi abbiamo il pesce, abbiamo la salsa, abbiamo questa. Come lo impiattiamo? Io un cucchiaio in mano. No, nel senso, lo stile è la cosa personalissima. Nel senso, a me piace tenere le cose molto pulite e minimali. Ok. Quindi potremmo anche fare una cosa molto semplice della serie. Mettiamo un po' di questa. Dopo dargli qualche colpetto. Pittore. E gli mettiamo su un po' di... ancora di... ok? Fine. Bello. Questo è... adesso è quello di questo corte. Questo è tuo. Allora... io devo tenerlo questo qua, pure col cucchiaio ovviamente. Puoi farlo come vuoi, puoi anche buttarglielo su tutto. A tua libera interpretazione. Ah, quindi mi stai copiando? Sto cercando di fare questa cosa, però diluendola. Sentiti libero. Sarà un disastro. Ok. Sono qui per questo, guarda. Posto? Meglio tu, però. Voilà. Questo è... Materia è il tuo ristorante, sì. E abbiamo visto quanto sia importante per te l'origine, la base del cibo, che è proprio la materia. Assolutamente. Grazie. Buone suonate in giro per il mondo e ti aspetto al ristorante. Quando... tornerò un po' più bravo, spero. Va bene, ciao. A presto. Ciao. Finalmente è arrivato il momento di degustare il tuo piatto del cuore, che in realtà parte da una materia, però da una materia prima, che è il branzino. Branzino. Perché esatto. Il branzino? Branzino perché è il mare, l'immensità, la poesia, l'ispirazione, quindi... e quindi ispirazione e anche musica. Senti, cosa ne dici se degustiamo il tuo piatto del cuore con Flames of Joy? Ho portato Joy per... eccolo Joy. Qua, George. Joy. Eccolo qua, via. E aspettato proprio lui fino adesso per servirci e trovo che questo sia veramente prezioso. Assolutamente. Lo chef Davide Caranchini di Materia e questo è il vostro branzino. Sì. Chef. Prego. Grazie. Grazie chef. Prego. Grazie. Grazie chef. Grazie a voi. Via. A presto. Grazie. Ciao Davide, grazie. Non vedo l'ora di sentire cosa ho fatto. Eclettico e sensibile, proprio come il nostro giovanissimo compositore Alessandro Martire, che ringraziamo di cuore per essere stato a Sei quello che mangi. È veramente delizioso, è verità. Sei quello che mangi, dove il cibo diventa occasione per fare conversazione. Sei quello che mangi, in collaborazione con Miho Sushi, dove l'alta qualità incontra la convenienza.